Quando Giasone torna nella città, nella sua città, il padre non ha più il potere, perché il potere è stato usurpato dal fratello del padre, quindi lo zio di Giasone, che si chiama Pelia. Quando torna Giasone in città, Pelia, l'usurpatore, si preoccupa. Giasone entra con una scarpa sola, con un sandalo solo. Gli avevano detto che una persona con un sandalo solo sarebbe stato pericoloso per il suo potere, per la sua vita. E Pelia si preoccupa. In effetti, Giasone va da lui e rivendica il suo diritto al trono. E allora Pelia, lo zio usurpatore, gli dice: va bene, potrai riavere il tuo potere, ma solo se riporterai in Grecia il vello d'oro. Il vello d'oro era un montone dal mantello d'oro. Giasone, quando arriva, non morirebbe, morirebbe certamente, perché dovrebbe, per portare indietro, per riportare in Grecia il vello d'oro, dovrebbe uccidere un drago, combattere dei giganti, fare delle cose impossibili. Ma riesce a farlo non perché sia particolarmente eroico, ma perché di lui si innamora Medea, la figlia del re, che, come lo vede, si innamora perdutamente, decide per lui di fare una cosa che determina poi tutto il suo futuro, perché tradisce la patria, tradisce la famiglia, dà è maga Medea a Giasone dei farmaci che gli consentono di vincere il drago, di abbattere i giganti e quindi di riportare in patria il vello d'oro. Naturalmente a questo punto, per convincerla, Giasone le aveva intanto detto che l'avrebbe sposata, che l'avrebbe riportata in Grecia, e riportata in Grecia con sé e sposata. E quindi a questo punto Medea deve abbandonare la patria, perché non può più restare in patria dopo quello che ha fatto, e quindi si imbarca con lui sulla nave Argo, con gli Argonauti, che sono i marinai, i naviganti che sono venuti in Colchide con Giasone, per ritornare in patria. Quindi la prima cosa da ricordare è: Giasone è un eroe perché Medea ha sacrificato per lui tutto, cioè la possibilità di vivere in patria. A questo punto Medea cerca di... Medea non ha più scelta, ormai deve stare con Giasone e vuole stare con Giasone, e quindi a un certo punto comincia a compiere delle azioni certamente, come dire, riprovevoli. A un certo punto, secondo una delle versioni del suo mito, siccome viene inseguita, la nave degli Argonauti è inseguita dalle navi del padre di Medea, Medea, che ha portato con sé il fratello Aspirto, lo fa a pezzi e butta i pezzi in mare. E il padre di Medea, di Aspirto, naturalmente si ferma per raccogliere i pezzi uno a uno, e quindi la nave Argo può fuggire. Quindi vedete come viene presentata questa donna che compie atti terribili, ma li compie perché? Li compie perché non ha più scelta, ormai ha tagliato i ponti col suo passato e deve stare con... L'aspetterebbe, possiamo bene immaginarla. A questo punto arrivano a Iolco, e lì Giasone viene a scoprire una cosa: suo padre si è suicidato.